Vediamo questo, faccio anche prima i complessi perché li voglio fare. Allora, z più modulo di z quadro uguale z coniugato. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo A, proviamo prima con A e B, A più B, A più B più A quadro più B quadro uguale A meno I. Allora, qua è banale, okay. La parte immaginaria B è uguale a meno B, quindi B è uguale a 0. Poi avete A più A quadro uguale A. Se metto B uguale a 0, è quindi A uguale a 0. Quindi l'unica soluzione. In realtà speravo ci fosse qualche altra cosa. Okay. Vediamo un po' se vi do quest'altra equazione qua. Z più z coniugato uguale 2. Qual era z coniugato? Qual è? Z coniugato è A meno I. Ah, se la. Ah, sì, sì. Sì, sì. Giusto. Ah, infatti no, 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 perché era meno, se infatti ho sbagliato a copiare la traccia. Era meno z con i capi. E non mi pareva che avevo esercizio troppo facile. Allora qua è A più IB più A quadro più B quadro uguale meno A più IB. Allora questo e questo si semplifica. Rimane l'equazione A quadro più 2A più B quadro uguale a 0. Non ha radici complesse, non lo direi. Allora, beh, in effetti, allora, questa qui, aggiungete 1. Questo è A quadro più 2A più 1 più B quadro uguale a 1. Questa che cos'è? È A più 1 al quadrato più B quadro uguale a 1. Questa nel piano complesso rappresenta una circonferenza. La circonferenza di centro meno 1 0 e di raggio 1. Oh no. Tutti i punti di questa circonferenza sono soluzioni dell'equazione. Perché quando voi togliete i B e i B non significa che B è uguale a 0, cioè questo è il punto dove sbagliate sempre, o quasi sempre. Se quello si toglie vuol dire che un'identità, vuol dire che B è libero. Quando io ho tolto i B e i B vuol dire che B ancora non ha determinato nessuna condizione, B è libero di fare quello che gli pare e allora è libero di soddisfare questa equazione. Allora, volete la prova? Allora, metteteci 0. Allora, questa qui passa per 0, passa per meno 2, passa per meno 1 più I e per meno 1 meno I. Vogliamo vedere che sono tutte e quattro soluzioni? Se ci metto 0 viene 0 uguale a 0, se ci metto meno 2 viene meno 2 più 4 uguale 2 e funziona. Se ci metto 1 meno 1 più i, meno 1 più i il modulo fa quadro fa 2, quindi viene 1 più i, il coniugato fa 1 meno i,
col meno davanti, scusate, fa meno 1 meno i, col meno davanti fa 1 più i, è tutto. E potete provare, allora, come è fatta questa circonferenza? Posso scrivere meno 1 meno cos teta, meno 1 più cos teta, più i sin teta. Questo è, chiamiamolo zeta teta, un punto di questa circonferenza, l'ho parametrizzato. No, ho scritto a parte meno 1, 0 più coseno di teta e i seno di teta, più i seno di teta. Adesso z teta coniugato fa col meno davanti fa 1 meno cos teta più i sen teta un'altra volta, perché questa parte la devo cambiare di segno due volte, una per il coniugio e una per il meno davanti. E adesso se faccio la somma, no, se faccio la, infatti non mi conveniva cambiare segno, se faccio adesso la somma, quanto mi fa? Mi fa meno 2 più 2 cos teta. Ma se faccio il modulo quadro fa 1 meno cos teta al quadrato più sec quadro teta, ma questo fa 1 più 1 fa 2 meno 2 coseno di teta. Vedete, il modulo quadro è l'opposto di z più z coniugato uguale a meno modulo z quadro, e quindi ci troviamo. Quindi qualunque punto di quella circonferenza è soluzione di quella equazione. Quindi diciamo, non è detto che un'equazione sui numeri complessi debba dare una un numero finito di soluzioni, possono anche essere un numero infinito di soluzioni. Infatti, diciamo, l'ho voluto fare perché avevo intuito qualcosa, mi ricordavo, quindi un esercizio piuttosto interessante. Ora, il tutto non era difficile, alla fine questa cosa si studia in 5 minuti. Il problema è che questo tipo di difficoltà mietono vittime dagli studenti in una maniera esagerata. Ok, andiamo a fare la successione. A con n uguale, questa penso di averla già fatta, ma appunto, coseno di n fratto n quadro più 1 più seno di 2n fratto n quadro più 2 tutto elevato a n quadro più 3 fratto n. A con n è anche uguale, questo è un vecchio trucco, l'abbiamo già usato qualche volta, ma poche volte, quindi magari non lo ricordate. Questo è a elevato a b, a elevato a b è uguale all'esponenziale di b logaritmo a. Faccio prima il logaritmo e poi rifaccio l'esponenziale. Quindi qua viene l'esponenziale di n quadro più 3 fratto n più 1 per il logaritmo della parentesi quadra, cioè il coseno di n fratto n quadro più 1 più seno di 2n fratto n. Ora, se ci fate caso, qua il termine principale è 1 su n, quindi questo è 1 più piccolo di 1 su n. Il coseno di 1 su n fa 1, poi bisogna fare il termine principale al quadrato mezzi, meno il termine principale al quadrato mezzi, e finisce il piccolo di 1 su n. Qua il termine principale è 2 su n, seno di 2 su n fa 2 su n, più termini di ordine su 3. Quando vado a sostituire, qua mi viene 1 più 2 su n più piccolo di 1 su n, quindi viene 'esponenziale di n quadro più 3 fratto n più 1
per logaritmo di 1 più 2 su n più piccolo. Adesso logaritmo di 1 più t è t più piccolo di t, quindi qua mi viene l'esponenziale di, beh, intanto qua mettiamo in evidenza qualcosa, qua mi viene 1 più 3 su n, qua mi viene 1 più 1 su n, qua mi viene 2 su n più piccolo di 1 su n, perché logaritmo di 1 più t è uguale a t più termine di superiore, finisco qua dentro. Adesso, se ci fate caso, la n la porto qua dentro, poi n per 2 su n fa 2, n per o piccolo di 1 su n fa o piccolo di 1, c'è una roba che tende a 0. Allora, questo tende a 1, questo tende a 2, 1 per 2 fa 2, esponenziale di un numero che tende a 2 è e a 4. Quindi, diciamo, non era particolarmente difficile. Allora cerchiamo di fare l'integrale. Andiamo a fare l'integrale era l'integrale da 0 più infinito della radice di 1 più x fratto squadro più 1 in x. Vabbè, questo allora in 0 non ci sono problemi perché nessuna delle due sa nulla. L'unico problema è infinito, questo comporta una radice di x fratto x quadro, che x alla 3 mezzi sotto e quindi è integrabile in senso generalizzato. È una funzione positiva, quindi l'integrale è un numero finito. È un numero finito e positivo. Allora, poniamo la radice di x più 1 uguale t, quindi x più 1 uguale t quadro, quindi x uguale t quadro meno 1. Quindi qua mi viene integrale da 0 e più infinito, no, da 0, quando x vale 0 t vale 1, quindi quando x va infinito invece anche t va più infinito. Allora qua devo fare t quadro meno 1 al quadrato più 1, solo che sopra mi viene t e poi qua mi viene dx uguale a 2t dt, quindi qua viene 2t quadro. E vabbè, c'è poco da fare. Adesso qua mi viene t alla quarta meno 2t quadro più 2 sotto, e questo lo dobbiamo fattorizzare. Allora questo qui lo scriviamo come t quadro più at più t per t quadro più ct più t. Allora dalla condizione troviamo subito che a è uguale a meno c e che, di qua possiamo scrivere meno at, per quale motivo? Perché altrimenti ci sarebbe il termine continuo. Per lo stesso motivo, siccome non c'è il termine con t, troviamo che b deve essere uguale a d. Allora quindi se b è uguale a d, perché adesso c'è un termine fa meno a b, l'altro termine fa a d, la somma deve fare 0. I termini con la t, no? Davanti uno c'ha meno a b, l'altro c'ha più a d, la somma di quei due termini deve fare 0. Mettendo in evidenza a troviamo b meno d uguale a 0, cioè più uguale a d. Quindi se questi sono uguali, questi sono uguali a radical 2.
Adesso i termini di diciamo l'unica cosa che è rimasta da determinare è A, ma adesso andiamo a vedere i termini con T quadro. Qua abbiamo 2T quadro radical 2, ma qua viene T alla quarta più 2 radical 2 meno A quadro T quadro più 2. Quindi bisogna che 2 radical 2 meno A quadro deve fare meno 2. Quindi troviamo A quadro uguale 2 più 2 radical 2. Quindi A uguale alla radice di questo numero, cioè radical 2 per la radice di 1 più radical 2. Vabbè, lasciatelo, lo lascio scritto come A. Poi alla fine ce lo mettiamo, anche perché mi sa che non se ne va neanche con, diciamo, come si chiama? Vabbè, il modo per i radicali doppi, no? Non se ne va neanche con. Comunque, allora, quindi io devo scrivere che 2t quadro fratto t alla quarta meno 2t quadro più 2 è uguale ad a grande t più t fratto t quadro meno a t più radical 2 più c grande t più t fratto t quadro più a t più radical 2. A me lo sono già determinato, lo sostituisco, me lo porto in modo letterale, è meglio, perché poi se no faccio solo confusione. Quindi qua cancello. E allora, per poter applicare il mi, la prima cosa che devo fare è determinare A grande, B grande, C grande, D grande. Allora, andiamo a vedere. Quando faccio la somma, i termini con T cubo, qua c'è solo A grande, qua c'è solo C grande, quindi A grande più C grande deve fare effetto. I termini con T quadro, qua c'è A grande e A piccolo più B grande, dall'altra parte c'è meno C grande A piccolo meno più D grande, e questo deve fare 2. Poi i termini con la T, abbiamo A radical 2, A grande radical 2, più B A piccolo, A piccolo, più C radical 2, meno D A piccolo, e questo deve fare pure 0. Poi abbiamo B radical 2, più D radical 2, questo pure deve fare. Allora, è tutto molto più semplice di quello che pensavo, perché A è uguale a meno C, poi siccome A è uguale a meno C, questo se ne va, mettendo in evidenza A piccolo trovo che B è uguale a D, ma siccome B, qua mettendo in evidenza la riga 2, B più D è uguale a 0, B è uguale a D è uguale a 0, quindi mi rimane meno C è uguale ad A, quindi viene A 2 A grande A piccolo uguale 2, quindi A grande è uguale a 1 solo. Quindi vi lascio il tempo di copiare. Quindi è uguale a meno A, quindi A più C fa 0, questo pezzo se ne va. Allora qua mettendo in evidenza A piccolo che non è 0, lo posso togliere, B uguale a D,
ma qua se b uguale a d, mettendo insieme la radice di 2, trovate 2d uguale a 0, d uguale a 0, b uguale a 0. Vabbè, tanto adesso facciamo la controprova. Quindi, se è vero tutto ciò, qua tutto è uguale a 1 su a piccolo, che moltiplica t fratto di 4 meno a t più radical 2 meno t fratto di 4 più a t più radical 2. Allora, o se preferite l'antica potete mettere in evidenza. Adesso, quando fate questo meno questo, dovete fare praticamente questo meno questo. Quando fate questo, scusate, questo meno questo, quindi quando fate la differenza viene 2at per t fa 2at quadro, dividete per a fa 2t quadro, se trovo. Quindi è tutto perfetto. Quindi ho poi questi siano trinomi che non si annullano mai, è ovvio, perché questo qua non si annullava mai. Se si annullasse questo è un fattore di quello. Quella è la somma di quadrati, quindi non si annulla. Quindi adesso come funziona? Vi ricordo che a quadro, a piccolo quadro, conviene scriverlo, è uguale a 2 per 1 più radical 2. Quindi adesso da qualche parte devo fare qualche integrale. Facciamo di più. Allora, cominciamo a fare l'integrale di t fratto t meno, questo andava da 1 a infinito se non mi sbaglio, giusto? Da t t quadro meno a t più radical 2. Ma qua devo aggiungere e sottrarre meno a mezzi più a mezzi. Per quale motivo? Uno è cominciamo a farlo indefinito, anche perché poi prima di valutarlo negli estremi io lo devo accoppiare con l'altro, perché qua c'è un pezzo, il primo pezzo è un mezzo per logaritmo di t quadro meno a t più radical 2. Questo pezzo non lo posso valutare infinito perché sarà infinito. E la, è l'altro che quando andrò a fare la differenza, verrà, la differenza di logaritmi, cioè logaritmi del rapporto, e quindi mi annulla questo pezzo se sarà infinito. Poi mi rimane più a mezzi per l'integrale di 1 fratto. Adesso cosa devo scrivere? Di quadro meno a t più a quadro quarti più radical 2 meno a quadro quarti. Ho completato il quadrato indettivo. Innanzitutto adesso facciamoci conto quant'è a quadro quarti. A quadro quarti è uguale a questo fratto 2. Quindi radical 2 meno 4 quarti fa 2 meno 1 perché devo completare il quadrato. Questo è, questo pezzo qua è t più a mezzi a quadro, meno a mezzi a quadrato, cioè se meno a t è doppio prodotto l'altro termine è meno a mezzi, e quindi qua mi viene uguale un mezzo
logaritmo di quella roba lì, più adesso questo qui chiamatelo gamma quadro a mezzi integrale di dt di pi meno mezzi al quadrato più gamma quadro. Adesso io pongo t meno mezzi uguale gamma y a dt viene gamma dy, questo mi viene solo questo pezzo qui mi viene l'integrale di gamma dy fratto gamma quadro per y quadro più, quindi mi viene 1 su gamma, quindi viene 1 mezzo logaritmo sempre quella roba lì, poi mi viene più 1 su gamma per il logaritmo scusate per l'arco tangente di y, ma l'arco tangente di 1 su gamma per t meno a mezzi più costante. Adesso se lo faccio, faccio la stessa cosa dall'altra parte, intanto comincio a cancellare da qua così. Adesso se faccio la stessa cosa dall'altra parte, io ho cancellato tutto, l'altro era c'era un integrale di t fratto t quadro più a t più radice di 2, c'era il meno davanti però era questo, qua è come al solito un mezzo logaritmo di t quadro più a t più radica 2, stavolta qua devo aggiungere a mezzi e poi lo devo togliere, quindi qua mi viene meno a mezzi per integrare in dt, qua mi viene t più a mezzi al quadrato più gamma quadro, gamma quadro viene esattamente lo stesso di prima, quindi qua mi viene un mezzo logaritmo, ci metto due linee per dire che è diverso da quello di prima l'argomento, qua mi viene meno a mezzi e qua si fa la stessa cosa, qua mi ero dimenticato a mezzi, ok, quindi qua viene meno a fratto 2 gamma per arco tangente di 1 su gamma di più a mezzi. Adesso cosa devo fare? I due integrali dovevo fare la differenza e poi dividere per A, ma quando faccio la differenza, allora quindi mi viene, allora dove ho messo il cancellino? Là. Quindi adesso mi viene un mezzo logaritmo, la differenza di logaritmo e logaritmo del rapporto, quindi qua mi viene t quadro meno a t più radica 2 fratto t quadro più a t più radica 2, poi più a fratto 2 gamma mi viene arco tangente di 1 su gamma di meno mezzo più arco tangente di
uno su gambe, chi più a mezzi. Tutta questa roba qui deve essere valutata a più infinito, a 1, e poi deve essere divisa per 1 su, divisa per a. Questa è l'integrale originale. Adesso a più infinito questo fa 0, perché t quadro va 1, logaritmo di 1 va 0. A 1 però mi viene 1 su a per logaritmo di, diciamo, ci mette t uguale a 1, quindi devo fare 1 meno a più radical 2 fratto 1 più a più radical 2. Io scambiate di posto perché c'è il meno davanti, la valutazione è nell'estremo finito, nell'estremo basso, più 1 su 2 gamma, no, più a su 2 gamma. E qua devo fare, quando vado a valutare a infinito, qua viene pi greco mezzi, più pi greco mezzi fa pi greco. Quando lo vado a valutare in 1, mi viene arco tangente di a su 2 gamma, qua c'è la meno, col meno, col meno davanti diventa più, qua, arco tangente di a su 2 gamma, un'altra volta col più, quindi mi viene più 2 arco tangente di a su 2 gamma. Fine delle trasmissioni, se abbiamo fatto bene, ovviamente è altamente probabile che abbiamo sbagliato qualche segno, però insomma sono andato un po' veloce perché voi sicuramente avete modo a casa di controllare, per farvi vedere come si faceva. Attenzione che questi due pezzi devono essere accoppiati, se no quando vado a infinito uno mi va a infinito, l'altro mi va a meno infinito, i due pezzi separatamente, uno mi va a più infinito, l'altro mi va a meno infinito. L'integrale è fatto così. Conviene lasciare a e gamma con le lettere, lo sostituite alla fine, e è molto più facile che portarsi appresso quei numeri con quell'espressione così, diciamo, particolarmente. Ovviamente poi